Bella a tutti i miei slimes, qui Alv, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di ESTG, rapper americano che negli ultimi anni sta facendo molto parlare di sé. Ha firmato un contratto discografico con Collective Music Group di Yogotti, ma piano piano arriviamo anche a parlare di questo. Io come al solito, prima di cominciare, vi invito subito a lasciare un mi piace, anche perché oggi fa caldissimo e sto facendo uno sforzo incredibile a registrare questo video, quindi voglio il mi piace adesso. Iscrivetevi al canale qualora non lo foste, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete più questi video, e soprattutto scrivetemi nei commenti il nome di un rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Direi che possiamo anche cominciare. George Albert Stone III è nato l'11 maggio 1994 a Louisville, nel Kentucky. Nel 2012 si diploma alla St. Xavier High School e grazie alle sue skills nel football, perché giocava a football, ottiene una borsa di studio alla Indiana State University. Quindi già da qui possiamo notare che ha un background diversissimo rispetto a quello, insomma, di tutti gli altri rapper, però comunque della stramaggioranza, perché così come anche nei casi che abbiamo trattato in questo format, quasi tutti abbandonano subito la scuola per dedicarsi alla street life o comunque in generale alla musica. In questo caso non solo si diploma alle scuole superiori, ma inizia anche l'università. Fatto sta che dopo 2 anni cambia università, ma comunque si laurea nel 2016, e lo stesso anno viene arrestato per traffico di droga e viene condannato a 4 mesi di domiciliari. Ecco qui la svolta, perché durante questo periodo, insomma, immaginate un po', 4 mesi chiuso in casa, diciamo che ti annoi, lui si avvicina molto alla musica e in modo particolare lo fa vedendo le performance live di Lil Baby in TV. E questa cosa secondo me è super interessante, perché si tratta di uno dei primissimi rapper che in un certo senso si lascia influenzare da Lil Baby. In che senso? Prendiamo lo stesso Lil Baby, a sua volta era stato influenzato da rapper come Ian Tag. Invece questo mi fa capire che piano piano le generazioni stanno cambiando. Tornando invece al football, giusto per chiudere la parentesi, pensate che nel 2017 lui giocherà per un breve periodo nei Winnipeg Blue Bombers, che da quello che ho capito sono una squadra della CFL, che dovrebbe corrispondere alla Serie A del calcio, però del football canadese, e quindi questo la dice lunga anche su quanto lui fosse portato e fosse proprio forte a giocare a football. Come primo nome d'arte sceglie Big G e droppa Stain su YouTube, quello che a tutti gli effetti è il suo singolo di debutto. Tuttavia il nome poi cambierà in quello che è ora, vale a dire ESTG, dove appunto la parola EST è un acronimo che sta per Everybody Shines Together, tutti brillano insieme, tradotto. Continua a droppare costantemente singoli su YouTube, spesso con video, e inizia a crearsi la sua prima piccola fanbase. Chiaramente la maggior parte di questi fan erano locali, quindi della sua città. Nel 2019 arrivano i suoi 2 primi mixtape, El Toro e Dai Bloody, ed entrambi si possono trovare tranquillamente anche su Spotify, ma immagino anche sugli altri, insomma, siti di streaming musicale. Lo stesso anno però viene sparato 5 volte, pensate un po', sul set di un video musicale, venendo colpito 4 volte allo stomaco e 1 volta all'occhio sinistro, comunque molto vicino. Suo fratello invece viene sparato alla gamba. Insomma, poi una volta arrivato in ospedale lui verrà dimesso 2 settimane dopo, e per fortuna i dottori sono riusciti a fargli recuperare buona parte della vista dall'occhio sinistro. Nel 2020 esce I Don't Feel None, il primo mixtape che invece inizia a dargli un po' di visibilità in più, e viene seguito poi dal 4º mixtape I Still Don't Feel None, entrambi usciti nel 2020. Purtroppo però ci sono anche brutte notizie per lui quest'anno, perché la mamma muore a marzo a causa di una leucemia, e pensate che 1 settimana dopo, comunque più o meno, suo fratello muore in una sparatoria, quindi davvero sfortunatissimo. Tuttavia il 2021 per lui inizia in maniera molto positiva, perché a gennaio firma un contratto discografico con Collective Music Group, come vi accennavo prima, l'etichetta di Yogotti, che oltre a lui vanta di altri artisti come 4 2 Dag e Moneybagg Yo. Il 4 marzo esce Real As It Gets, un singolo di Lil Baby che vede come featuring proprio ESTG. Una bellissima soddisfazione per G, visto che Lil Baby alla fine è il rapper che proprio l'ha spronato a diventare lui stesso un rapper. E tra l'altro la canzone è anche molto carina, io ho conosciuto proprio G con questo pezzo e devo dire che nella sua strofa non fa affatto male. Il singolo poi conquisterà la posizione numero 34 della chart di Billboard, facendo così esordire nella classifica G. Il 21 luglio arriva Bigger Than Life or Death, il suo 5º mixtape. Ma cos'è più grande della vita e della morte? In un certo senso proprio ESTG, cioè proprio lui, la sua carriera musicale. Spiega il rapper, anche se un domani dovesse morire, il suo nome non farebbe altro che diventare ancora più grosso. Quindi tutto quello che adesso riguarda la sua carriera musicale è più importante sia della vita che della morte.
15 tracce, tra cui troviamo Lick Back, che è una delle hit con cui si è fatto più conoscere. Pensate che all'interno dell'album c'è anche un remix di questa canzone con due strofe inedite di Young Thug e Future, non proprio due rapper a caso. Ma oltre loro nell'album troviamo anche Yo Gotti, 4-2-Dawg, Lil Baby e tanti altri. L'album conquista il 7° posto della chart di Billboard muovendo 30.000 units, niente male affatto. Verrà anche rilasciata una deluxe edition qualche mese più tardi. Il 3 dicembre 2021 invece viene pubblicata la seconda parte di Bigger Than Life or Death, un piccolo progetto di 8 tracce senza alcun featuring. Vi dico come la penso io su di lui dal punto di vista musicale. A me piace tanto, diciamo che negli ultimi mesi mi sta prendendo parecchio, però è uno di quei rapper di cui sento 3, 4, 5, 6 canzoni, però poi ho la necessità di cambiare, di passare a un altro artista perché mi stanca un po' facilmente. Ha delle barre pazzesche, però come difetti diciamo che è un po' monotono e forse anche un po' proprio pesante da sentire. C'è da dire che comunque lui nell'ultimo album, per esempio proprio questo qui, la seconda parte di Bigger Than Life or Death, ha cercato un po' di uscire dalla comfort zone sperimentando anche nuove linee melodiche, però di certo questo è un punto su cui lui può lavorare molto anche diciamo in futuro. Viene anche rilasciata una piccola deluxe edition di Bigger Than Life or Death parte 2 contenente 3 tracce, a questo giro con 3 featuring: Yo Gotti, Moneybagg Yo e Future. L'8 aprile 2022 invece esce Last One Left, un joint album di ESTG e 4-2-Dawg. Progetto di 17 tracce che occupa la posizione numero 7 della classifica Billboard vendendo 29.000 copie. Un progetto che a me è sicuramente piaciuto e c'è da dire anche che io sono molto in fissa sia con 4-2-Dawg, soprattutto con lui, ma anche appunto con ESTG. Nonostante questo riconosco che non sia un progetto così solido, perché comunque su 17 tracce ci sono almeno 3-4 fillerini, però c'è anche da dire che ci sono 3-4 banger veramente veramente forti. Quindi tutto sommato è un progetto che mi sento di consigliare, perché ripeto a me è piaciuto. Tra l'altro proprio su 4-2-Dawg è uscito anche un video in cui racconto un po' il suo percorso musicale ma in generale la vita, quindi vi lascio il link in descrizione. Insomma, questo a grandi linee era ESTG, anche perché alla fine è uscito questo joint album, ma al momento insomma sta lavorando sicuramente ad altro, però non si sa molto. Ripeto, è un artista con cui io sono in fissa, uno dei più hot diciamo right now nella scena americana. Non mi resta che chiedervi: voi lo conoscevate o con quale hit l'avete scoperto? Qual è il vostro suo progetto preferito? Che ne pensate di lui? Insomma, scrivetemi tutto questo qui sotto nei commenti, vi leggo tutti. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che esce. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist, rap americano, rap italiano e quant'altro. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.